E che dai, ci racconti? Sì, buonasera Tiberio, buonasera Francesca. Sono a Valle Saccarda, in provincia di Avellino, in uno dei panifici storici del territorio, quello più antico. E sono qui oggi per provare a portare a casa il Guinness dei primati. Un Guinness che interessa il panetto più grande per la realizzazione di una pizza. Pensate un po', è un panetto di 50 kg ed è stato certificato personalmente da me in qualità di giudice. Come? Con il metro, ha un diametro di 1 metro e 10 centimetri. E successivamente, quando verrà infornato questo panetto, quando verrà realizzata la pizza, dovrebbe diventare di 2 metri. Chi saranno i protagonisti di questo Guinness? Capitanati dal maestro Maurizio Stanco, 9 splendidi pizzaioli che rappresenteranno l'Italia e arrivano da ogni posto d'Italia. Adesso vi restituisco la linea perché noi ci dobbiamo mettere all'opera, dobbiamo lavorare e torneremo da voi per farvi gustare, o meglio, farvi sentire Bravo. Solo il profumo di questa splendida pizza. Insomma, aggiorniamo allora. Massimo Proietto, non la solita pizza. Abbiamo capito. Lavori in corso in quel di Valle Saccarda, in provincia di Avellino. Tiberio, noi siamo qui e stiamo lavorando, è il caso di dire, proprio per voi. 50 kg il nostro panetto, pensa, 108.000 calorie, perché dovete sapere che mediamente un panetto per fare una singola pizza è fatto da 280 grammi per 600-800 calorie, dipende dall'olio che viene messo sopra al panetto e alla pizza. Qui abbiamo il maestro Maurizio Stanco. Maurizio, intanto, quanto è dovuto lievitare questo panetto? Allora, questo panetto ha una lievitazione di 36 ore, preciso. Ovviamente queste 36 ore sono di 24 ore temperatura controllata, circa 10 gradi, e poi il resto è lievitazione a temperatura ambiente per farlo stemperare e quindi far uscire un po' l'umidità che ha preso nel frigo. L'idea è comunque uniti per la pizza. Uniti per la pizza, perché il messaggio è questo, vedete, stare insieme, l'unione fa la forza, il bello di un'idea che oggi siamo arrivati tutti insieme a poterla materializzare, quindi tutti insieme, uniti per la pizza, a realizzare questa pizza, realizzata da un panetto, ci tengo molto a precisare, cioè il panetto che pesa 50 kg. Va bene. E da questo panetto possono venire fuori circa 180 pizze. 180 pizze, diciamo, essere calcolato con una pizza a testa da un peso di 280 grammi, quindi ufficialmente sono 180 pizze. Marco Sotero, che ingredienti stiamo usando? Stiamo usando un pomodoro San Marzano DOP macinato rigorosamente a mano. E quindi poi naturalmente spolverato con basilico, olio. C'è un bordone enorme. Allora, noi maestro siamo pronti adesso per infornare la pizza, perché noi qui ci stiamo giocando il Guinness dei primati, un Guinness molto importante, cari amici. Allora, pronti, lasciamo, Maurizio, prego. Lasciamo Massimo Proietto con le mani siamo in pronti, pasta. Possiamo? Sì, prego. E vediamo l'infornamento, perché insomma io non ho mai visto una pizza del genere entrare nel forno. È anche un forno, come dire, molto accogliente. Sì. E capiamo perché Maurizio possa poi dar, come dire, pieno titolo al suo cognome Stanco. Dopo un'impresa del genere, ragazzi, ha tutto il diritto di essere stanco di cognome piano, e di fatto. Ecco, vediamo la pizza che sta entrando questo, nel forno. Lasciatevi, spostatevi. Ok, spostatevi piano piano, entrate piano piano, ragazzi. È un momento delicato. Passate un po' dietro, fermi così. Vai, entrate piano piano, fermi così. Un po' più a sinistra, un po' più a sinistra. Come un po' più a sinistra, ok, ancora un altro po' ancora, piano piano. E noi successivamente, Tiberio, torneremo da voi. Adesso vi restituiamo la linea per raccontarvi e farvi vedere proprio l'uscita della pizza e ci auguriamo di festeggiare, grazie, e celebrare proprio tutti quanti insieme questo Guinness dei primati. Grazie. A tra poco, questo a dopo. Record che entrerà nel Guinness dei primati. Grazie, Francesca. Eravamo alle prese con un fior di pizza da record, degna di entrare nel Guinness dei primati. Valle Saccarda, Avellino, è cotta la pizza, Proietto. Sì, Tiberio, qui ci giochiamo questo record per entrare nel Guinness dei primati e la pizza è in forno. Vai, ragazzi, dietro. Eccola qui, sta per uscire. È pronta la campana, il gong che annuncia questa pizza, questo panetto di 50 kg, come abbiamo detto in apertura del primo collegamento, viene messa qui, guardate quanto è bella e che profumo che si sente, condita da pomodoro San Marzano, da mozzarella, da basilico, e adesso viene ultimata come i maestri pizzaioli sanno fare, proprio con dell'altro basilico, dell'olio, e direi che forse questo Guinness, questo record dei Guinness verrà certificato.
facciamo un applauso, qui siamo in tanti, ma c'è tutta Valle Saccarda con noi all'interno di questo panificio storico. Maurizio, complimenti. Grazie, grazie, ma soprattutto uniti per la pizza, questo è il nostro messaggio, che l'unione fa la forza. E quindi ragazzi, uniti per la pizza! E da Valle Saccarda è tutto, noi adesso inizieremo a tagliare la pizza, a mangiarne qualche spicchio e vi restituiamo praticamente la linea allo studio. La pizza è pronta e noi, caro Tiberio, la mangiamo tutta. Effettivamente, quando verrà infornato questo panetto, quando verrà realizzata la pizza, dovrebbe diventare di 2 metri. Chi saranno i protagonisti di questo Guinness? Capitanati dal maestro Maurizio Stanco, 9 splendidi pizzaioli che rappresenteranno l'Italia e arrivano da ogni posto d'Italia. Adesso vi restituisco la pizza perché noi ci dobbiamo mettere all'opera, dobbiamo lavorare e torneremo da voi per farvi gustare, o meglio, farvi sentire solo il profumo di questa splendida pizza. Insomma, aggiorniamo allora. Massimo Proietto, non la solita pizza. Abbiamo